Avevo letto che nel Signore degli Anelli, per far avere le lucine negli occhi a Galadriel, avevano messo tutte le lucine di Natale intorno alla telecamera e visto che è scarica l'altra lampada, sto utilizzando lo stesso metodo. Questo video è un segnalibro in pratica. No, in realtà la vera domanda è: dov'è il limite tra l'ispirazione e il furto? E ultima premessa, avevo letto da qualche parte che esiste una proporzione, una formula, insomma, per cui a seconda di quanto duri un video, puoi con sicurezza saltare tipo il primo quinto senza perdere nessuna informazione rilevante. Quindi prima che tu inizi a saltare questo video, l'unica vera informazione rilevante è che stasera non c'è la live, sarà domani sera, giovedì, sempre alle 9:30, sempre su YouNow, perché stasera finalmente io sarò a festeggiare con il vincitore dell'Oscar Contest. Sono indecisa se fare del vlog durante questa cosa. Mi piacerebbe che venisse fuori un quando. Ma intanto, ti ricordi che 200 milioni di anni fa io facevo le weaknesses? La ragione per cui facevo le weaknesses è che mi piaceva l'idea di parlarti delle cose che mi piacciono. Proprio delle manie, no? Sai, quelle che ti prendono per un periodo e poi non necessariamente ti porti dietro per tutto il resto della vita. Alcune sì, per carità, ma non tutte. Poi, come mio solito, mi ero lasciata ingurgitare dalla formula e specialmente l'almanacco era diventato questo Balrog indomabile, insomma. Per cui, quando ho smesso di fare le weaknesses, la ragione era stata quella. Ci ho detto, di tutti i canali che seguo, io adoro i video dei preferiti. Da una parte, per esempio, ho la Martina Sibel che fa le cose belle, è un titolo splendido, e dall'altra, per esempio, seguo Leanne Says. L'ho scoperta grazie a Graveyard Girl perché Leanne e Bunny sono amiche. Tutto questo per spiegare perché questo video si chiami Weakness 2.0. Il tuo compito a questo punto è dirmi se vuoi che faccia questi video a cadenza più o meno regolare o se Fede no. Il fatto è che i video che sto preparando al momento sono tutti molto lunghi, devo leggere molte cose, vedere molte cose, quindi ci metto un sacco di tempo e mi scoccia, ecco, quando si crea uno iato. Peraltro, gran parte della mia assenza è da imputare a questo, che è un PC che mi ha assemblato mio fratello visto che è morto il Maccone e sul quale ultimamente sto giocando a World of Warcraft come se non ci fosse un domani. Gioco su Nemesis, se per caso anche tu giochi a World of Warcraft. Quindi, nell'attesa che siano pronti il Willy su Emma Stone, il Reilly su Scarlett Thomas e Jonathan Carroll, sono tutti quanti proprio sulla punta della lingua, ci manca pochissimo. Però intanto ho pensato di parlarti delle cose fighe che mi sono piaciute ultimamente. È inutile a dirsi, vero che è tutta roba che mi sono comprata io? La prima cosa di cui ti parlo è un link che mi ha mandato il mio spacciatore di fumetti. È un corto fan-made su Sandman. È giusto, tu adesso hai messo in pausa questo video e sei andata a vedere. Se non l'hai fatto, fallo. In realtà è piuttosto lungo, è tra i 20 e i 30 minuti, se non mi ricordo male. E secondo me ha delle cose che azzecca in pieno, in particolare un paio di occasioni di casting, e secondo me appena le vedi capisci a quale mi riferisco. Altre cose sono un po' meno riuscite. La prima cosa che voglio sapere è: ci sono dei pezzi animati e dei pezzi in real action e voglio sapere quale preferisci, perché io stessa sono un po' combattuta. Mi è piaciuto leggere che questo corto, insomma, ha raggiunto anche Neil, che però ha detto solo bel lavoro. Io onestamente a quel punto avrei sperato che ricoprisse di mezzi illimitati i creatori di questo corto perché proseguissero nella trasformazione a questo punto in un lungometraggio di tante altre storie di Sandman, perché diciamo è limitato come campo di esplorazione. Ecco, beh, insomma, vai a vederlo e poi sappimi dire. Se ultimamente hai visto gli ultimi books, potresti esserti accorta di una crescita proporzionale di libri illustrati, ed è vero perché mi ci sto appassionando molto più di quanto non fossi in passato. Quindi quello che mi è piaciuto di più recentemente si chiama La grande fabbrica delle parole e non te lo voglio spoilerare perché naturalmente è una storia molto breve, quindi rischio di rovinartela in un secondo. I disegni secondo me sono veramente molto belli e ti farà venire voglia di dire alle persone cui vuoi bene: ciliegia, polvere e seggiola. Se siamo collegate anche su Instagram, potresti aver visto che ho messo una foto di Tokaido, che è l'ultimo acquisto in una delle mie ultime manie, cioè quella dei giochi in scatola. In parte è colpa di un messaggio su Facebook che ha fatto partire tutto, e dall'altra parte è colpa di Will Wheaton. Lui su Tumblr è molto vocale sul fatto che lo ami molto. Io, mesi fa, avevo ricevuto un messaggio che mi incoraggiava a comprare il Sesto Senso. Forse l'hai visto anche in un vlog della Marti, sempre Martina Sibel. È un gioco bellissimo. Allora, all'inizio io le istruzioni non le avevo capite. Cioè, non trovo che non siano proprio esposte nel modo più chiaro del mondo.
Ma una volta che lo capisci, dunque, il punto del gioco è che i giocatori si dividono nei sensitivi e il fantasma. Il fantasma è l'unico che non può parlare e deve far capire ai sensitivi chi lo abbia ucciso, dove e con che oggetto. Per far capire tutto questo ai sensitivi può usare solo i sogni. E le carte sogno sono completamente astratte, quindi il modo di accoppiare le idee, ecco, tra lo fantasma che non può parlare per far capire qualcosa di tangibile invece ai veggenti rende questo gioco divertentissimo. E quindi l'altro giorno, quando sono stata a Wonderland, che è il posto a Bologna dove compro giochi di questo tipo, a prendere Tokaido, che è bellissimo la sua parte, e ho scoperto che del Sesto Senso è uscita l'espansione. Sono delle carte nuove con le quali non ho ancora giocato, ecco, però so che saranno bellissime tanto quanto quelle precedenti. La grafica anche di questo gioco è incredibile, dico anche perché Tokaido mi ha colpito in particolare per quello, cioè è sensazionalmente bello, oltre che divertente e calmo, perché è un viaggio. Tra l'altro, quando ho postato quella foto lì, mi è stato suggerito un po' 360 dappertutto Dixit, quindi penso che quello sarà il mio prossimo acquisto. Normalmente quando vado alla Maison du Monde io guardo e trovo tutto con dei prezzi per le mie tasche decisamente eccessivi. Recentemente però ho trovato questo mobiletto da scrivania che mi ha risolto un punto della cucina, che proprio ti faccio vedere per ragioni più di diaristica, perché è un punto della cucina che non è mai passato nei video perché è sempre stato molto brutto prima di adesso, ed è una dimensione così sfigata che secondo me è capitata solo a me. Però insomma, mettendone due uno sull'altro, è secondo me è venuta una cosa molto bella che mi fa una gran allegria ogni mattina quando la vedo. Ci ho messo tutti i knickknacks di cucina un po' divisi per aree, ci ho messo anche alcune delle mie tazze preferite, incluse queste di Eve e di Wally, che tanto sono talmente scomode da usare per berci, ecco, che vanno bene così come portaoggetti. Una delle cose che ruberò ai video di Lian è i Magic Moments, cioè l'idea è tutti i mesi di trovare un momento appunto magico, e io barerò, perché ne ho avuti in agosto, ma quello che mi ha veramente stupito in realtà è successo a fine luglio ed è stata la festa dell'unicorno. Tanto che l'anno prossimo io ho deciso di andare tutti e tre i giorni. È stato bellissimo trovare questo posto dove c'è una festa che gira intorno a tutto quello che mi appassiona ed è fatta con enorme passione. Mi capita ovviamente di andare ad altre fiere, in particolare il Comic Con di Londra e Lucca, però io me le vivo molto di più come fiere mercato, e forse faccio male io. Infatti quest'anno Lucca... Ok, scusa Vez, si era spenta la telecamera e ho dovuto aspettare 16 anni perché si ricaricasse la batteria. Sto usando la camera nuova, cosa ne pensi? Secondo me non è male, e poi soprattutto il procedimento è molto più snello della situazione precedente, quindi sono contenta. Di cosa stavo parlando? Secondo me della festa dell'unicorno. E secondo me stavo per fare un paragone con le altre fiere che conosco, che io considero più fiere mercato, probabilmente a torto, perché in realtà, per esempio, per Lucca quest'anno ho visto che il calendario degli incontri è una roba stratosferica, tipo c'è anche Leo Ortolani, però ecco, io di solito ci vado per comprare cose, tipo specialmente al Comic Con di Londra c'è questa bancarella che vende tutti i Kit Kat con i gusti speciali, quelli che si trovano solo in Giappone, quindi per me è una grande gioia. Beh, insomma, invece la festa dell'unicorno mi è sembrato proprio il prodotto di una serie di grandi passioni, tantissimi cosplayers, mi è piaciuto in una maniera esagerata, quindi se per caso non hai mai indagato su effettivamente cosa sia, guardaci che magari ti piace e ci vediamo lì l'anno prossimo. Ovviamente ciò non toglie che sarò anche a Lucca, ma ne parliamo poi quando arriva il momento. L'altra cosa di cui ti volevo parlare è un canale. Ogni tot a me torna la mania del look un po' pin-up, un po' Mad Men se vuoi, perché per come sono fatta, per il diametro delle mie cosce, è secondo me un look che mi aiuta, ecco, più di altri. Quindi ogni tot io vado in caccia di nuovi canali che mi insegnino, per esempio, a farmi Victory Rose nei capelli o a come farmi l'eyeliner in un modo non completamente anacronistico e cose di questo genere. Uno dei migliori che io abbia mai trovato è The Pin-Up Companion. La ragazza che l'ha creato si chiama Rachel ed è carina da matti. Ha questo modo di editare la roba che a me fa morire dal ridere. A parte che mette sempre queste colonne sonore che per me sono diventate immediatamente una playlist su Spotify. In più fa anche cosplay. La settimana scorsa, se non mi sbaglio, ha fatto un cosplay di Diana di Wonder Woman, bellissimo. Vabbè, insomma, ovviamente trovi il link, così se vuoi guardi anche tu cosa fa. Ci sono un po' di cose per la faccia con cui mi sono trovata molto bene, di cui volevo parlarti. Dunque, intanto ho fatto una scoperta che ha rivoluzionato il mondo di Fred, e cioè per quanto riguarda le cose di
bellezza o di skincare coreana, non importa più ordinare da YesStyle con il grave rischio di incappare nei costi di dogana, perché c'è Korean Queens che è in Spagna e quindi siamo al sicuro, insomma, dalla dogana. In più, da Sephora è arrivata anche lì una specie di craze, no? Di roba coreana. Tanto che lì io trovo questa marca che si chiama Herborian e ultimamente sto usando il Black Cleansing Oil che è al carbone. Intanto mi piace il fatto che, essendo al carbone, sia quasi del tutto inodore. Forse sa. Non so, sa un po' di. Mi viene da dire pulito della nonna, ma deve essere uno di quei link mnemonici farlocchi, perché si puliva con la cenere la roba, vero? E certamente prima del mio tempo, quindi non so perché debba sapere di pulito. In più, questo coso sembra. Com'è che si chiamava? Quello di X-Files negli occhi, è presente? Vediamo se riesco a fartelo vedere senza fare un merdaio impossibile. Vabbè. È che è molto, molto denso. Si vede? Però pulisce benissimo, toglie veramente qualsiasi cosa, qualunque tipo di trucco, senza perdere troppo tempo, che per me è un requisito piuttosto fondamentale. E in più, essendo un olio, insomma, non secca la pelle. Invece, preso da Korean Queens, c'è una delle maschere più strepitose che io abbia mai trovato. E l'avevo presa fondamentalmente per il disegnino che c'è davanti. Si chiama Carbonated Bubble Clay Mask. E ovviamente è un'argilla. Se ti funziona la roba all'argilla, secondo me questa è una delle, ripeto, una delle maschere migliori che io abbia mai provato. Secondo me alla fine dell'anno ti avevo parlato di quell'altra che si chiama Volcanic Something, che uso tuttora perché mi ci trovo benissimo, ma questa secondo me è anche superiore. Ma allora, aspetta, quando la apri, vabbè, ovviamente sembra un'argilla qualsiasi, però è carbonated e bubble. Quindi vediamo se riesco a farti vedere il suo lato negativo, vediamo se lo fa sulla mano. Giustamente tu applichi un bello strato e aspetti. Aspettiamo, Vediamo se mette a fuoco. Ok, forse un pochino si vede. Lo vedi che sta venendo un po' in rilievo? No, forse, però sulla mano mi sembra che lo faccia meno che sul viso. Beh, insomma, tutto questo per dire che sembra che ti stia fiorendo della muffa in faccia. E non ti nascondo che quantomeno la prima volta fa un po' impressione. Cioè, è evidente che è solo una schiumina. Ecco, è sta schiumina verde grigia che fa un po' senso. Se riesci a tollerare questo momento di body horror, ti giuro che la maschera è buonissima, però vets che schifo. Sempre da Korean Queens mi sono comprata una cosa che mi avevano mandato in campioncino nell'ordine precedente, mi era piaciuto in una maniera disordinata anche questo, perché ultimamente dico sempre una maniera disordinata. Vabbè. È la miglior BB cream che io abbia mai provato e non sono una gran fan delle BB cream perché mi piace avere un po' più di copertura quando effettivamente mi trucco. Questo è un po' una via intermedia e il grande vantaggio è che ha l'SPF 45, che per me è un grande pregio. È molto leggera, quindi almeno io non riesco a build up più coprenza né col pennello né con la beauty blender. Però mi ci trovo benissimo, insomma. È un'ottima via di mezzo quando non ho veramente voglia di truccarmi, però voglio avere un po' meno di macchie, brufoli, occhiaie, ecco, sulla faccia, che sembra un po' una scacchiera tutta di colori diversi. Infine, c'è cioè di questa categoria, Tati Westbrook, che è una delle beauty gurus americane che seguo, tempo fa aveva parlato di questa brand di trucco in indie che si chiama Beauty Bakery. Tutto il punto di Beauty Bakery è che i prodotti sono impacchettati come se fossero cibo, però con appunto un packaging molto carino. Aveva parlato della loro cipria per fissare il trucco e secondo me a lei non era piaciuta tanto, però quello che ne diceva mi aveva spinto a volerla provare, perché secondo me su di me invece avrebbe funzionato. Ed effettivamente, io ho preso la Translucent, penso che ci sia anche non neutra, però non sono sicura. È la cosa più fine che tu abbia mai visto, cioè secondo me è più fine della HD di Make Up For Ever, è una roba incredibile, non che tu possa vederla, ma ho paura che in telecamera sembri molto bianca, ma ti assicuro che scompare una volta che la picchietti sul trucco. A me capita di usarla picchiettandola sulla BB cream di qui sopra e io mi ci trovo benissimo. In questa stagione, che sudo veramente come, non lo so, un capitone, mi aiuta molto, ecco, ad avere una faccia che più o meno sta a posto.
Tranne per esempio la festa dell'unicorno, ma beh, ci ho sudato tanto, sembravo la strega delle Lande quando arriva in cima alle scale. Infine ho un'app di cui ti voglio parlare, si chiama Kami2 e presumibilmente essendo il 2 esiste anche l'1, che però io non ho mai visto, insomma non ci ho mai giocato. È un'app puzzle, perché ovviamente nei miei casi non è mai qualcosa di utile o di produttivo, è un gioco. Sono dei puzzle a base di origami, però al contrario di tanti altri puzzle a base di origami non è realistico. Vediamo se riesco a farti vedere uno dei primissimi livelli. Aspetta, di qua. Intanto senti la musica. Musica e suoni sono qualcosa di incredibile. Beh, prendiamo questo. Lo scopo è rendere tutto il quadro dello stesso colore. Qui in fondo c'è scritto quante mosse hai a tua disposizione e qui i colori. E quindi ovviamente qui per fare tutto dello stesso colore farò soltanto questo rosso. Senti il rumore, eh? No! Quello era un po' il punto, perché secondo me il modo in cui la grafica proprio si richiude su se stessa dà un piacere veramente quasi perverso. In più c'è una modalità in cui tu costruisci, ecco, dei livelli e volendo puoi ottenerteli per te o pubblicarli. Io ne ho pubblicato uno di una semplicità imbarazzante, però ho ricevuto un cuoricino, mi sono sentita super realizzata. Secondo me a livello grafico è eccezionalmente curata. Quando ottieni uno di questi traguardi, arrivano proprio come degli sticker, esattamente come prima è venuto Perfect, si appiccicano perfettamente. La sensazione è come quando da bambina riuscivi ad attaccare la figurina perfettamente in linea, hai presente? Quindi ecco, queste sono le mie ultime cose preferite. Fammi sapere se video di questo genere hanno un senso, fammi sapere quali siano state le tue di cose preferite. Se ti va, ci vediamo eccezionalmente di giovedì, cioè domani sera, per la live, altrimenti, sempre se vorrai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!